mi ha contattato, ragazzi, un'azienda che si chiama Olight, che fa principalmente luci e fa anche luci da bici, ovviamente. Olight ha visto che io ho una passione per le luci, infatti sulla mia bici da strada ho sia una bella luce posteriore che una bella luce anteriore, e allora probabilmente hanno deciso di mandarmi questa Olight RN1002 per provarla e per parlarvene. Questo, ragazzi, è un prodotto che sarà presentato, quindi uscirà praticamente oggi, giovedì, che è il giorno in cui vedete il video. A me ovviamente me l'hanno mandata prima, appunto per poterla provare in anteprima. Questa, ragazzi, è una luce anteriore molto potente, infatti arriva a 1200 lumen come massima intensità, e io sono veramente curioso di provarla, ma prima voglio aprirla insieme a voi per vedere appunto come si presenta e qual è il contenuto della confezione. Prima di tutto vi dico che appunto questa luce verrà lanciata, diciamo, al grande pubblico giovedì, quindi oggi, e per circa 2 giorni ci sarà la possibilità di acquistarla ad un prezzo molto vantaggioso. Infatti, anziché poco più di 80 euro si prenderà a poco più di 60, quindi ci sarà un bello sconto, e per potervi accedere basta che andate sul sito, anche cliccando qui sul link che vedete in descrizione, quindi direttamente da lì andate sul sito Olight Store e potrete acquistarla a questo prezzo, però soltanto, appunto, come vi dicevo, per circa 2 giorni. Poi qui in descrizione vi lascio anche un codice sconto che serve appunto per avere uno sconto aggiuntivo del 15% se volete acquistare magari qualche altro prodotto che non è in promozione. Quindi torniamo a noi, ragazzi, ho aperto la scatola e ovviamente c'è la luce che vedremo alla fine. C'è questo attacco che credo serva per l'attacco manubrio, per il manubrio, comunque per qualcosa di tondo, quindi questo, però essendo una luce anteriore sicuramente il suo posto è sul manubrio. Poi qua troviamo un altro attacco che però può essere fissato con la vite, non lo so, me la devo un attimo studiare sinceramente. Comunque c'è questo attacco, quest'altro, in confezione poi c'è una brugolina, manuale di uso e manutenzione, e questi elastici di plastica, un altro elastico di plastica, cavetto da USB a USB-C, quindi fantastico, questa luce ha l'USB-C e non la vecchia micro USB. Ok, ragazzi, piccolo passo avanti. Dunque, la brugolina serve per svitare questa vite, che appunto ci permette di sostituire queste fascette in plastica che servono per adattare questo supporto, che, come vi ho detto prima, è quello da manubrio, serve per adattarlo appunto a varie forme di manubri. Magari se uno ha un manubrio tondo un pochino più stretto può usare una fascetta più corta, se uno ha un manubrio aereo più largo può usare una fascetta più larga. La brugolina appunto serve per regolare la tensione della fascetta. Noi la mettiamo sul manubrio, più avvitiamo la brugolina e più la fascetta andrà a serrare il nostro manubrio. Mentre quest'altro supporto ha l'attacco simil GoPro, quindi se uno ha già un attacco per la GoPro può benissimo sfruttarlo mettendoci invece la luce, che appunto ha l'attacco ad un quarto di giro come quelli che si usano per i GPS Garmin. E finalmente arriviamo alla luce, faretto direi abbastanza pesante, però ovviamente ha una bella intensità, la batteria comunque deve supportare questa intensità per molto tempo, quindi è ovvio che pesi. Corpo direi in metallo, vediamo subito se si accende, se carica. No, probabilmente è totalmente scarica, sì, infatti lampeggia il LED rosso, quindi è scarica. Posso inizialmente dirvi che lo sportellino per la ricarica è posizionato qui sul retro, prodotto da una gomma, infatti questa luce ha una protezione a polvere e acqua IPX7, se non sbaglio, quindi una buona protezione. E posso subito dirvi che ha un attacco che è simile a quello del Garmin, quindi probabilmente può essere messa anche su attacchi che vanno bene per il Varia del Garmin, quindi un punto in più a suo favore.
Ma adesso ragazzi, basta chiacchiere, io la monterò questa sera subito sulla mia mountain bike, ci farò un bel giro, farò anche magari un confronto con il Varia UT 500, che è la luce che uso, diciamo, di frequente sulla mia bici, e poi tireremo alla fine le conclusioni. Andiamo per strada allora, anzi, per boschi. Siamo appena partiti, io e il mio assistente personale, lui ha la Garmin Varia UT 800 e io ho montata la Olight RN 1200. Adesso ancora non è buio, quindi sono a intensità bassa, la più bassa continua disponibile, e comunque già fanno una buona luce. Dietro abbiamo il Garmin Radar, sia lui che io, che è fondamentale per non farsi mettere sotto. Adesso fra poco entreremo nel bosco e vediamo nell'oscurità quello che succederà. È quasi notte ragazzi, luci sempre settate alla minima intensità, e già la minima intensità, anche quasi notte, si vede, no? Buona. Entrati nel bosco, alziamo la luminosità perché ormai è buio e questo è un tratto molto impegnativo, quindi media, massima. Beh, così direi che pare il faro di una macchina. Via! Vai! Ok, beh ragazzi, devo dire che alla massima luminosità fa veramente una bella luce. È un fascio molto largo che illumina bene anche ai bordi della strada, e oltre a illuminare bene sotto la ruota anteriore, io l'ho messa che punta ovviamente un pochino verso il basso, però nonostante questo va anche abbastanza a lungo, quindi permette anche di capire quello che succederà da qui a qualche metro. Quindi devo dire che per il momento veramente bene. Single track in discesa, qui ragazzi veramente inizia a essere complicato, e non vederci non sarebbe un'ottima cosa. Ecco, qui siamo immersi nell'acqua. Ok, destra, destra. Ah, sì, guarda. Perché? Sembra non ci piace. Davvero? Così abbiamo tutte e due le luci accese alla massima potenza. Adesso spengeremo la luce Garmin. Adesso c'è soltanto la Olight accesa e devo dire che fa una bella luce. Adesso riaccendiamo la Garmin e spengiamo la Olight. Devo dire che sicuramente i 400 lumen in più dell'Olight si sentono. Di notte, quando non si vede più nulla, questa fa tutta un'altra luce, e anche una luce più fredda rispetto alla Garmin, che ha una tonalità più calda. Giusto? Giustissimo. Allora, diciamo che la media intensità di questa corrisponde alla massima intensità della Garmin, quindi considerando che a media intensità ci si vede comunque piuttosto bene, questo ci dà più di 3 ore di autonomia, quindi direi da questo punto di vista ottimo. Adesso siamo finalmente usciti dal bosco e devo dire, caro assistente, che il bosco di notte è abbastanza pericoloso. Il suo perché. Allora, così c'è accesa soltanto la Olight. Questa è la modalità più bassa. E vi assicuro ragazzi che ormai sono quasi le 10 di sera, quindi è buio. Così è a media intensità, e già, come vi dicevo prima, è molto più che sufficiente. Mentre così è al massimo. Così anche in mezzo al bosco, single track veloci, si vede veramente tutto, perché ha anche un bel cono di luce. Vabbè, c'è un piccolo cane, ma finché è piccolo va bene. Queste sono le modalità fisse. Poi, premendo 2 volte il pulsante di fila, si va nelle modalità lampeggianti, che anch'esse sono 3.
questa che potrebbe essere utile anche di giorno, e questa. Comunque abbiamo constatato che queste luci fanno molta più luce di una vecchia Panda o di un vecchio motorino 50, quindi da quel punto di vista sono più che sicure anche su strada. Allora ragazzi, giro quasi terminato, abbiamo fatto 1 ora e 20, luci direi per la maggior parte del tempo alla massima intensità, e questa ancora il LED che indica la carica verde, quindi vuol dire che c'è ancora sicuramente più del 20-30% di batteria, quindi direi autonomia dichiarata, confermata, e adesso ci rivediamo in studio per trarre le conclusioni. In conclusione ragazzi, questa luce è sicuramente un'ottima luce per chi vuole fare escursioni in notturna, sia su strada che in mountain bike. Confermo che 1200 lumen sono veramente tanti, sono sicuramente più che sufficienti per vederci e per stare in sicurezza, e infatti confermo, come anche detto nel video, che è sufficiente anche tenerla al minimo o al medio se si è comunque nel buio assoluto, perché anche al medio direi che ha una luminosità più che soddisfacente, e questo permette anche di estendere l'autonomia di questa luce, che ha una batteria da 4000 mAh, di estenderla anche fino a 3 ore, che per un'uscita notturna direi che è anche abbastanza. Si può comunque estendere la durata della batteria collegandoci semplicemente una power bank che si può attaccare ad esempio sul manubrio, e in quel modo anche con una power bank magari da 10.000 mAh, che è comunque piuttosto piccola, si può estendere la durata della batteria veramente, non dico all'infinito, ma per moltissime ore. L'attacco per fissarla al manubrio, ho usato quello con la fascettina di plastica che ha anche uno spessorino in gomma interno che non la fa appunto muovere. Direi che l'attacco, una volta serrato, è molto fisso, quindi funziona molto bene. L'unica cosa che, avendo la brugolina per serrarlo, poi una volta che si è in bici non si può modificare al volo, quindi magari sarebbe stato meglio avere un pomellino da ruotare da sostituire alla brugola, così almeno se uno durante l'uscita voleva orientarla sarebbe stato più semplice e più veloce. Abbiamo visto anche il confronto con il Garmin Variant 800, che sulla carta ha 400 lumen in meno, infatti dal video si vede benissimo che ha una luce meno chiara, meno forte, quindi meno potente, ha un fascio un pochino più piccolo, quindi sicuramente questo è più potente, e poi tra l'altro costa addirittura la metà del Varia, ok che ha funzioni un pochino differenti, ma se si cerca una luce appunto per illuminare di notte sicuramente è molto più conveniente e anche molto più prestazionale comprare questa. A proposito di comprare, vi ricordo che qua sotto in descrizione ci sono i link al sito, sia per vedere tutte le caratteristiche complete, il sito è fatto molto bene, quindi ci sono le varie autonomie, le varie durate, ai vari livelli di intensità, sia essa fissa che intermittente, c'è il peso, ci sono tutte davvero le caratteristiche complete, e quindi andando qui in descrizione, cliccando sul link, potete andare al sito e volendo anche acquistarla. Vi ricordo che per 2 giorni c'è un prezzo promozionale che la posiziona poco più di 60 euro, quindi direi ottimo prezzo. Qua sotto vi lascio anche un codice da inserire in fase di acquisto se voleste acquistare prodotti che non sono in promo, con quel codice avrete un 15% extra. Detto questo ragazzi, sono veramente soddisfatto di averla provata, adesso almeno ho anche una luce per fare delle belle gite in notturna, sicuramente continuerò ad utilizzarla. Fatemi sapere qua sotto se voi già conoscevate questa azienda, se avete prodotti fabbricati da essa, fatemi sapere tutto qua sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, e io vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!